Ciao, ti do il benvenuto sul mio canale e ti propongo questo quesito di matematica ricreativa. Nell'immagine è raffigurato un circuito ferroviario. Il pallino blu con la freccia azzurra ed il pallino viola con la freccia gialla rappresentano due locomotive, mentre il pallino verde ed il pallino rosso rappresentano due vagoni. In questo circuito ferroviario, entrambe le locomotive possono agganciare uno o due vagoni per volta e possono trainarli o spingerli lungo i binari. Ognuno dei quattro scambi può contenere un solo veicolo per volta, un solo vagone oppure una sola motrice. Per questo motivo, se una locomotiva lascia un vagone in prossimità di uno scambio, per poterlo immettere su un altro binario, deve fare il giro ed andare a prelevarlo dal lato opposto. Ovviamente, solo la locomotiva può muoversi da sola. I vagoni sono oggetti passivi e per muoversi devono essere trainati o spinti dalla locomotiva. L'obiettivo del gioco è quello di scambiare fra loro di posto sia i due vagoni, verde e rosso, che le due locomotive, blu e viola, mantenendo il corretto orientamento di queste ultime. Fai attenzione dunque a mantenere il corretto orientamento delle due motrici in base a come sono uniti i binari. La situazione finale, dopo gli opportuni trasferimenti, è quella mostrata in figura. Partendo dalla situazione iniziale mostrata in questa prima immagine, dobbiamo giungere alla situazione finale mostrata in questa seconda immagine. Come si può notare, sono state invertite sia le posizioni dei due vagoni che le posizioni delle due locomotive. Ti invito a osservare attentamente l'orientamento di queste ultime. Per facilitarti il compito, ti do la possibilità di stampare il circuito ferroviario, le due locomotive e i due vagoni. Ti invito ora a mettere in pausa il video e a provare a risolvere personalmente il quesito. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Com'è andata? Spero tu ci sia riuscito. Ora ti mostro la soluzione che ho trovato io. Si parte! Fatto! Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere un like e a condividerlo con gli amici. Fammi sapere nei commenti se sei riuscito a risolvere il quesito, se hai trovato una soluzione diversa, magari più veloce, e se vuoi che pubblichi altri video di questo tipo. Se non l'hai già fatto,
Ti invito anche a considerare l'opportunità di iscriverti al canale e di attivare la campanella, in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine e ti invito a visitare il canale, su cui troverai molti tutorial didattici e ricreativi. Ti aspetto. Ciao!